Buongiorno a tutti. Per la gioia di Monica, una delle nostre amiche del Sì, forum, non la sì, conosco, mi dispiace. presentiamo il West West Island Island White White Terrier. Terrier, esatto. Terrier, scusa. Lo puoi dire benissimo, alla francese o all'inglese, quindi Terrier o Terrier. Per gli Ciao amici, Giorgio, ciao, per gli bentornato. amici però Westy. I Allora, i Westi. Westy, oggi dobbiamo ringraziare la signora Rena Lotzniker dell'allevamento della riva d'Arno, scusate, per averci concesso, diciamo, la possibilità di riprendere questi due bellissimi soggetti. Allora, il Westy, diciamo, ringraziando il cielo, a differenza di altre razze che abbiamo presentato, è un cane abbastanza conosciuto, quindi ringraziando il cielo è un cane che già si può dire proprio, non proprio popolare, Adesso però, ti dirò una oddio. cosa buffa. Lo sai che io per la prima volta l'ho visto dal vivo quest'anno, non mi era mai capitato. Tu Di dici un poterlo cane? toccare, Assolutamente sì. attenzione che penso che No, non si lancerà. sì, diciamo che loro, come È tutti, massiccio da morire questo sì, il cane. peso raggiunge circa i 9 kg e Sì, come non lo tutti, supera, però sembra di più. l'altezza è circa 28 centimetri. Questo vi fa Addirittura. capire in effetti quanto possono essere possenti. Allora, anche loro gruppo Terrier, gruppo 3, scusate, Terrier. Quindi, però, tra tutti i Terrier che noi abbiamo già visto e preso in considerazione, forse, il West Island è quello che è considerato il più dolce, il più mite, il più tranquillo. Cosa possiamo dire di loro? Allora, innanzitutto la forma che voi vedete è quella di un cane naturalmente toelettato, per cui chi volesse mai prendere un West Island è sempre bene che sappia e che riconosca comunque la potenzialità di doverlo toelettare. Doverlo toelettare vuol dire comunque affidarsi alle sapienti mani di un toelettatore che, oltre, come abbiamo sempre detto, ad una funzione estetica, avrà anche una funzione proprio di salute per il mantenimento della pelle e del pelo di questo Giorgio, scusa una soggetto. domanda, la criniera di questi cani è naturale? Bah, diciamo una cosa, allora, Cioè, Fiorenza, sulla testa crescono. loro hanno praticamente una testa già di per sé abbastanza rotonda, quindi c'è un rapporto cranio-muso particolare. Naturalmente la forma poi così, diciamo rotonda, un po' chiamiamola a palla di neve, forse se si può dire, viene un po' esaltata naturalmente dalle sapienti mani del toelettatore. Il pelo, naturalmente, come quello che voi vedete, è questo di copertura, che poi può raggiungere con questa praticamente frangiatura, e questa chiamiamola quasi una minigonna, loro hanno. Naturalmente tutto questo è un po' una lavorazione. La coda è integra, quindi praticamente deve essere portata dritta sulla schiena, e anche le orecchie, così piccoline, sono totalmente integre. Quindi, ringraziando il cielo, è un cane che non viene minimamente toccato, Toccato. esatto, quindi non vengono fatte delle chiamiamole, diciamo, tagli di orecchie o tagli di coda. E Questo è un qui, campione, vero lui? questo è un campione sociale, esatto, viene dalla Finlandia. Lei invece Black Beauty è una campionessa italiana. Qui ci è venuta a Entrata trovare anche anche Afra? Afra, Sì, senti Ofra, Afra. che fa un po' di, facciamo un po' di black and white. Allora, conosciutissimo, appunto, come dicevamo prima, per il black and white, Afra, per favore, O dentro o oh, fuori, eh? deciditi. Ecco. Allora, il famoso black and white è un cane anche conosciuto per quale motivo? Perché è comparso naturalmente è nel marchio di un famoso whisky Sì. che riconosce praticamente due razze, quella nera che è lo Scottish Terrier e il bianco naturalmente che è un West Highland. Negli anni passati, naturalmente questi terrier, diciamo piccolini, quindi il West Highland, lo Scottish, il Cairn, lo Skye, erano, diciamo, delle razze non ben così, diciamo, definite e in qualche maniera, diciamo, divise proprio per standard. Negli anni, diciamo, naturalmente si parla di molti anni fa, naturalmente sono state fatte delle. Si è deciso quindi di mandare avanti più una tipologia rispetto ad un'altra. Quindi praticamente la scelta di avere poi un terrier bianco in realtà era un po' dettata dal fatto che, essendo cani che comunque andavano a caccia, anche loro da tana, quindi animali nocivi, volpe, si avesse un cane facilmente identificabile in quello che poteva essere un bosco, un sottobosco, perché naturalmente immagino, non so, un cairn con quel colore, un po' come abbiamo visto, brindle, grigio, nero grigio, grano, era un Perché la cane. leggenda vuole, e non si sa se Esatto. sia roba vera Io o non volevo dirla, ma meno, fai bene a dirla perché. Esatto. che il primo allevatore di Westy sparò involontariamente al suo cane preferito che aveva il colore di una volpe, scambiandolo appunto per una volpe. E quindi si mise Buzzo Buono a cercare di tirar fuori questa razza solo con il bianco per non Per non sbagliarsi. fare incidenti più di questo tipo. Infatti, il bianco è il colore, diciamo, più o meno, diciamo, unico colore che noi riconosciamo. Ci possono essere delle leggerissime sfumature color, diciamo, non dico proprio biondo, però quasi color limone, eccetera. Quindi fondamentalmente il Diciamo, cambio. bianco. Sì, ok, lui vanno a usare qui le.
Guardalo lui, com'è incuriosito. Allora, cosa Voce succede? fuori scena, sempre buccia. Allora, il problema di questi cani, chiamiamolo problema, che non è proprio un problema, è quello comunque di mantenere, perché noi naturalmente parliamo sempre di cani che poi andranno a vivere nei nostri appartamenti, quindi nelle nostre città, che andranno a vivere comunque in una città dove naturalmente lo smog, le polveri, gli allergeni possono creare determinate predisposizioni, diciamo, ad allergie cutanee e naturalmente a sporcare il Perché mantello. questo è il loro tallone d'Achille, avere la Sì. pelle delicata. Diciamo che, esatto, la pelle loro in realtà ce l'hanno delicata a Fiorenza perché è verissimo, però diciamo che diventa ulteriormente più sensibile, più delicata perché naturalmente per mantenere un cane bianco, così purtroppo vive in una città, normalmente uno è predisposto a lavarlo con una certa frequenza. Quindi quello che vorremmo oggi dire è. Va bene, i piedi e le zampette naturalmente sono quelle che si sporcano di più, per cui vanno Maggiormente. sicuramente lavate. Quando voleste farlo, usate sempre dei saponi acidi, quelli che vengono, innanzitutto che siano specifici per cani e che poi abbiano quel famoso pH 3, 3,5, che quindi non va a offendere tanto il film lipidico e ha un'azione, diciamo, sì, battericida, ma non troppo aggressiva. Perché, come dicevi tu, Fiore, potenzialmente questi cani hanno delle dermatiti allergiche, per esempio hanno un'intolleranza alle pulci, quindi importantissimo No, scusate, alla saliva alla delle saliva delle pulci. pulci, Io è non vero? sapevo che le pulci avessero anche la saliva. E devo dire che in determinate razze, specialmente in questa, creano dei danni non indifferenti. Spesso alle visite vengono portati dei cani con delle dermatiti veramente catastrofiche, quindi pelo completamente caduto, pelle arrossata, piccole croste, poi col grattamento loro vanno a Eh peggiorare. certo. E poi alla fine, diciamo, il vero unico problema magari è una sola o due pulci che girano sul mantello, sulla pelle del cane, creando tutto questo scompenso. Quindi fondamentalmente con il Westheimer ricordatevi di tenerlo pulito in realtà lavorando molto con le spazzole, quindi cercando quotidianamente di spazzolarlo in modo da rimuovere il pelo morto e rimuovere anche questi magari detriti, piccoli allergeni esterni. L'uso di shampoo naturalmente cosa va a fare? Va numero uno a inficiare la durezza di questo pelo che come tu senti Sì. è particolarissimo e poi andrebbe ipoteticamente se non sono shampoo naturalmente adeguati al cane andrebbe ad impoverire quello che è il film lipidico predisponendo a questo punto l'insorgenza di ulteriori patologie cutanee. Dermatite, Quindi a sì. volte uno pensa di lavarli. E noi abbiamo sempre detto lavateli, però specialmente in questa razza forse i bagni vanno fatti Con più cautela. con un po' di cautela e un po' di attenzione. Al fine poi diciamo di ridurre forse, insomma in qualche maniera contenere quelle che potrebbero essere delle patologie cutanee, è suggerito anche l'uso di integratori con acidi grassi insaturi, sono molto utili. E un'altra fonte diciamo più o meno diciamo, di utilizzo nell'alimentazione di questo cane sono le alghe marine, che hanno un'azione sia a livello diciamo pigmento, per cui hanno un'azione a livello diciamo del tartufo e della rima congiuntivale, e in più debolmente, essendo naturalmente ricche di iodio, stimolano un pochettino la tiroide e sembra che questa stimolazione possa creare una predisposizione diciamo favorevole al mantenimento della pelle sana. Quindi sono due piccoli accorgimenti. Anche la fonte di proteina, diciamo, del mangiare non dovrebbe mai superare un 24-26%, perché gran parte naturalmente delle allergie cutanee possono poi riconoscere determinate, diciamo, allergie alimentari e a volte gli alimenti, specialmente se quelli del commercio, appunto, come abbiamo sempre detto, molto bilanciati, riconoscono a volte delle fonti di proteine un po' troppo esagerate. Per cui ricordate, se avete un West Highland, di fare molta, molta attenzione all'alimentazione. E questo, insomma, più o meno per quello che concerne le patologie, diciamo, della pelle. Altre diciamo più o meno fastidi, anche qui vorremmo sempre dare, lo ripetiamo un po' Fiorenza, forse alla nausea, però è importante che qualora voleste diventare proprietari sempre di un vestaglia, sempre rivolgetevi a un allevatore, perché cosa succede? Loro possono essere portatori di alcune patologie ereditarie e naturalmente solo un allevatore serio ha la conoscenza di quello che è praticamente il pedigree, quindi la genealogia, vi potrà naturalmente, diciamo, escludere certe situazioni. Un allevatore serio sicuramente prima di far riprodurre il suo cane, lo porterà ad una visita specialistica oculistica, dove praticamente il veterinario andrà a fare appunto questa visita e andrà ad escludere l'ipotesi, anche se remota, che ci possono essere delle oculopatie sempre degenerative, tipo, non so, le cataratte giovanili. Quindi, naturalmente, solo un allevatore può fare
può fare questo. Spesso, diciamo, anche noi ci troviamo di fronte a delle situazioni abbastanza spiacevoli, con dei proprietari abbastanza, diciamo, giustamente addolorati, ma d'altronde cosa succede? Se il cane viene acquistato naturalmente o viene appunto a volte anche regalato e la fonte, diciamo, non è conosciuta, e quindi a questo punto uno va incontro a tutte quelle incognite. Certo. Allora, come diciamo prima, il terrier è No, sempre... vabbè, è da mangiare comunque lei, eh. Lei... Di una dolcezza infinita, proprio non ci ha mai visto. Black Beauty. Eppure sta lì che dai No, questo pace. Per farvi capire che di tutti i terrier, ecco, come abbiamo detto, diciamo sono così. naturalmente, forse, non dico i più tranquilli, Eccoci. però sono quelli più disposti ad essere, diciamo, non proprio cani da grembo, per No, ecco, carità. questo infatti lo volevo Per carità, sottolineare, che non no. stanno proprio No, volentieri no, tranquilli no, in no. C'è una braccio. leggenda che dice appunto che non c'è né acqua troppo fredda e né buco troppo profondo dove un Westie non possa arrivare. Questo per farvi capire in due parole, però diciamo che comunque sono cani estremamente gentili, molto molto tranquilli. E ripeto, la loro particolarità è proprio questa di avere questo magnifico mantello e questa stupenda torrettatura. Quindi noi inviteremmo chiunque voglia prendere un Westie a tenerlo comunque in ordine. Ricordatevi, tenerlo in ordine non vuol dire avere, tra virgolette, un bel cane, ma vuol dire fargli anche un altro regalo per quello che è la salute del pelo, perché rimuovere tutto il Sì, sottopelo, il insomma, pelo non si fa morto. soltanto per una questione estetica, Esatto, bravissima, ma brava insomma Fiorenza, non si fa solo per una questione estetica, ma ma per anche la di... loro salute. E poi cos'altro possiamo dire dei Westie? Basta, mi sembra che... Hai Basta, qualche che altra hanno anche un domanda? buon carattere Hanno e anche che un lui si è ottimo carattere, un po' sì. E stufato. beh, d'altronde Ecco, sapete, il tavolo siccome sei un purtroppo... campione, Fatti vedere. eccoci. Allora, Giorgio, ci Fiorenza, salutiamo, senza ci dubbio. vediamo domani. Vi voglio ricordare il nostro sito www.alice.tv. Prendo lui che, ragazzi, sembra 9 piccolo, ma è chili, abbiamo veramente... detto 9 Sì, chili. ma è 9 kg di... Tamugno. Un abbraccio a tutte le Ciao. amiche del forum, Monica. Ciao. Ciao.